Una lunga serie di riconoscimenti, premi importanti per chi li riceve così come per chi li consegna, a 20 anni esatti dalla liberazione della Repubblica del Kosovo, presso il Centro Studi Americani di Roma va in scena la cerimonia di premiazione delle personalità italiane per il contributo e per il sostegno nei confronti dello Stato balcanico in quel percorso orientato verso la libertà. Ad aprire ufficialmente l'evento il discorso pronunciato dall'ambasciatrice al Malama. L'Italia è stato coinvolto in diverse dimensioni in questa libertà, il Stato dell'Italia, ma anche i cittadini d'Italia. E la nostra ambasciata oggi vuole dare riconoscimento a tutte queste persone. Giornalisti, politici, professori, diplomatici, tante le figure che in tempi non sospetti hanno cercato di dare il proprio contributo alla causa. Dopo l'intervento di Emanuela Del Re, attuale vice ministro per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, premiata per la vicinanza mostrata al paese ancora prima del 1999, vengono chiamati a ritirare le targhe speciali anche la direttore di Rete Sole Marco Finelli e Nicoletta Mantovani, moglie di Luciano Pavarotti, pronto in passato a tenere un concerto dall'alto valore simbolico in una fase di grandi ostilità. La strada che dovrebbe portare il Kosovo ad essere incluso nell'Unione Europea è ancora lunga. In tal senso i rapporti solidi con l'Italia potrebbero risultare fondamentali per raggiungere un obiettivo fortemente voluto dalla comunità, così come dalle istituzioni locali.